Il Consiglio regionale è stato convocato dal Presidente Antonio Scalzo per lunedì prossimo 9 febbraio. 14 punti all'ordine del giorno della seduta fissata per le ore 11. In primo luogo, a norma dell'articolo 33,4 dello Statuto, l'approvazione del programma di governo che sarà presentato dal Presidente della Giunta Mario Oliverio. Nel proseguo dei lavori, l'Aula esaminerà la proposta di provvedimento amministrativo numero 7 del 2010 di iniziativa del Consigliere Mimmo Battaglia, recante modifica al regolamento interno del Consiglio regionale. Successivamente l'Assemblea regionale sarà chiamata ad eleggere gli uffici di presidenza, presidente, vicepresidente e segretario delle quattro commissioni consiliari permanenti: primo, affari istituzionali, affari generali, riforme e decentramento; secondo, bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero; terzo, sanità, attività sociali, culturali e formative; quarto, assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente, nonché delle commissioni speciali, commissioni contro l'Ndrangheta in Calabria e commissioni di vigilanza.